dobbiamo rodarci un po', no? L'occasione di grande amicizia, quindi permetterete tutto. Noi non siamo un istituto culturale, siamo un'associazione di volontariato, abbiamo una storia, abbiamo il nostro percorso, ci giochiamo dell'amicizia di tanti amici, tra cui amici del mondo dell'arte, così come della letteratura, in particolare della poesia e di tutti i campi, e ogni anno, quindi, spaziando di arte in arte, segnaliamo delle personalità. Si tratta di premi alla carriera, e quindi, come dire, sono di consuntivo, ma seguono anche un'intenzionalità, quella di segnalare, almeno alcuni di essi, l'evoluzione per grandi tappe della storia delle esperienze artistiche e culturali a Bologna. Così l'anno scorso è stato, per esempio, con Vasco Bellini all'Informale, sarà quest'anno con il maestro Calzolari per l'arte povera, lo studio Bentivoglio, con il maestro Pozzati il 18 per il pop e la sua particolare esperienza. Abbiamo scritto una motivazione raccogliendo pareri critici, insomma, spero il maestro gradisca. Il premio istituito dalla nostra associazione si rivolge, ripercorrendo la lezione del suo fondatore, a personalità di tutte le arti, con una peculiare attenzione a figure che uniscano una indiscussa altissima qualità all'impegno civile. Ma il valore civile che l'opera dell'artista offre ad una cultura, ad una società, consiste nell'esserci, nel dimostrare la possibilità di vedere le persone e le cose in altro modo, non nel consolare ripetendo modalità consuete, come Raffaele Cirbesi ci ha detto pochi giorni fa parlando del romanzo. Con questa convinzione si può leggere la vasta opera di Pierpaolo Calzolari. Artista considerato fra i principali a livello internazionale, la sua estetica prende forma attraverso pitture, sculture, testi, registrazioni sonore, video, performance, il coinvolgimento di persone e animali, l'architettura e la luce, e una profonda diversità sia dei materiali sia degli stati della materia. Non si circoscrive la sua opera, non si ricompone. La sua proposta risulta a chi guarda in atto e mai conclusa. Nessuna considerazione formale, scrive Catherine David, può rendere conto di un'esperienza la cui dimensione è restituita in tutti i suoi stati. Il percorso di Calzolari, come è stato scritto, disorienta e scoraggia i tentativi di riduzione critica, formale o ideologica. Protagonista della storia delle esperienze artistiche maturate a Bologna, città dove è nato, Calzolari riceve la targa ricordo di Paolo Volponi alla Casa dei Pensieri 2014. Grazie mille, davvero.
magnifico. No. Guarda più forte. Sono tenendo più forte da tenere dritto il microfono davanti. È l'unico modo. Dicevo, così mi so. Dicevo che sono Matteo Pippetto, presidente del Grado, onorato su questa targa, la felice che sta portata con il nome, non è fatto ancora, non è tutto, è un intellettuale proprio altissimo, molto piacere di conoscere. Devo dire che mi sembra amaroso, mi sembra un piacere da parte mia condividere questa targa con la persona e con l'artista che quando era qua, giovane uomo, portò luce e nutrimento al mio lavoro, un ricercatore e un poeta. E lo scrittore Germano Sintel. E la mia intenzione di farlo, ora, non ho avuto giusto. Ma ho avuto giusto in questo momento la notizia di Germano Sartelli è morto. E spero che questa mia condivisione sia tenuta di buon merito con attenzione da parte della municipalità. Ora passo delle mani non innocenti di scrittore Scusate, ma non so, probabilmente tutti conoscete Pier Paolo Calzolari nel suo lungo e ricco excursus di artista, ma io credo che non faccia male portarlo il più brevemente possibile. Ho cercato di fare una sintesi un po' chiaro, se no ci vedo da vicino, di una sintesi più riducibile possibile, ma le cose sono talmente tante che è stato molto difficile. Pier Paolo Calzolari comincia la sua attività, almeno in modo pubblico, allo studio Bentivoglio qui a Bologna nel 65. E in quello studio hanno circolato molti giovani bolognesi di quel periodo, studenti di primo anno di accademia come il sottoscritto per esempio, ma hanno circolato anche personalità del tipo di Ginsburg, di Julian Beck, di Montani e anche tanti altri che adesso io qui non saprei ricordare. E quindi quella è stata un'esperienza importante per la città di Bologna. Nel 67 Calzolari fa una mostra importantissima a Torino, al Deposito d'Arte Presente. Deposito d'Arte Presente è il nome della mostra, un titolo di mostra. E quella è una mostra importante perché per gli sviluppi successivi dell'arte povera, di cui lui, come ben sapete, è un esponente molto rappresentativo. A Bologna, nello studio Bentivoglio, realizza poi la prima delle sue opere, il film del suo performance, Il filtro è benvenuto l'angelo, titolo. Dal 67 al 72 si muove tra Parigi e New York e anche Berlino. Scrive un importante enunciato del movimento dell'arte povera dal titolo La casa ideale. Ed è questo il periodo delle strutture, forse che io sbaglio qualche sfaso qualche periodo, correggimi. È questo il periodo della ricerca sulle strutture ghiaccianti,
che è dei neon. Questo è anche il periodo sulla simbologia dell'infinito dal titolo Rapsodie inette. Poi viene la volta della pittura su flanella spessa, dei fogli di cartone incollati su tela, della giusta posizione di segni pittorici ad oggetti reali, come piccole barche di carta, trenini in movimento, veri e propri animali vivi come cani ed oche. Negli anni 70 poi se ne va a Berlino e lì realizza performance che coinvolgono fisicamente le persone, estetizzando nella quotidianità esistenziale più rituale e più banale. Nel citare la vicinanza di Pierpaolo all'arte di Mario Merz, di Gianni Cunellis al minimalismo americano, in una delle sue biografie lo si diversifica per una volontà di saturazione dei sensi, un'estrema, estremistica volontà di saturazione dei sensi, per una capacità peculiare di visualizzazione del pensiero astratto e della essenza delle cose. Infine, ma questo è un dato oggettivo, per la fragilità degli oggetti e dei materiali posti in opera. Dal 33 si muove tra Bologna e Parigi, dal 73, è scritto in fretta, con calligrafia in cerchio, da Bologna a Parigi e Milano, e continua la ricerca sulle interrelazioni tra cultura, scultura e performance, poi perché anche questa è una poliedricità molto importante del suo lavoro e anche della sua mente. Poi si sposta a Torino, da lì a Vienna, siamo nell'82, nelle sue peregrinazioni seguiranno Creta e Marocco, sempre ovviamente come luoghi di attività creative e produzione di opere. Quando torna in Italia sceglie Venezia, ma ne resta pure però deluso. Il clima culturale e sociale, io ho capito così, l'ambiente complessivo è appunto cambiato rispetto alle sue aspettative. Si stabilisce allora dove vive tuttora, ovvero nel Montefeltro, senza rinunciare però a partecipare a residenze all'estero, dove lavora nella danza e studia i rapporti tra spazio, corpo e tempo per un nuovo sviluppo del suo lavoro performativo. Sintetizzato bene o male, spero di aver reso un po' l'idea. A questo punto penso che chi di voi due vuole intervenire per primo ha facoltà. Non so se io penso che non vi devo assegnare il tema, no? Io penso nel caso si scopre. Andiamo per problemi. E io penso che sia bene che termini Agnello, che è uno storico dell'arte, cosa che io non sono, e anzi non mi è neanche chiarissimo perché sono stato invitato a parlare in questa occasione, se non perché Davide Ferrari sa che siamo amici e che siamo amici da lunghissima data. Ma Davide Ferrari non sapeva, e glielo ho detto io, che una ragione in realtà c'è, vedi com'è l'astuzia della storia, c'è una ragione, che una delle primissime mostre personali che ha fatto Calzolari a Bologna, che è stata qui ricordata in Palazzo Bentivogli, gliel'ho presentata io. Ecco, era ancora un giovanissimo, però ha ottenuto la presentazione di uno storico dell'arte che già era
uno storico dell'arte affermato come Boatto, e io assieme a Boatto gli abbiamo presentato Il filtro e Benvenuto d'angelo. Quindi una ragione c'è perché io parli di Canzonari. Ma appunto, io parlo di Canzonari avendolo conosciuto giovanissimo ed avendogli presentato, avendo scritto una cosa su questa sua mostra che non saprei come definire. Ecco, si può dire performance, si può dire una environment, si può dire un happening, ma forse non era nessuno di tutto questo. Mi soffermo su questa mostra che era molto interessante. Intanto l'anno è il 67, quindi siamo in pieno movimento della neoavanguardia. Ecco, il movimento della neoavanguardia che è stato detto giustamente, ricordato che lo studio Bentivoglio era un centro di cultura internazionale molto noto e di lì passava l'avanguardia internazionale, perché un poeta come Ginsberg, no, o un teatrante come il capo, il direttore, l'ideatore dell'Living Theater, no, e sicuramente si trattava di esponenti internazionali dell'avanguardia più radicale. E i giovani che davano vita a questa esperienza, fra l'altro ricordo delle collettive, di quella che tu hai citato, io lo ricordo bene, e poi Pierpaolo fa questo filtro e Benvenuto d'angelo. E io ve lo voglio raccontare perché me lo ricordo molto bene. La mostra era in realtà uno spettacolo, che avveniva così. C'era un vestibolo nel quale si toglieva le scarpe, non era una moschea, non neanche una casa giapponese, era un vestibolo, si toglieva le scarpe, ci si metteva delle calze, delle calze rosse, e si percorreva un corridoio fatto di pareti nere e illuminato, si fa per dire, dalle lampade di Wood, cioè delle lampade che fanno nero e che danno la sensazione di una di un fumo nero che ti avvolge. Quindi si passava attraverso questo filtro, un po' con la sensibilità frastornata, ecco, e poi finalmente si entrava in una stanza quadrata, mi pare un cubo, bianchissimo, no? Bianchissimo, illuminato da una luce fredda e molto forte. Le pareti erano tutte bianche e per terra c'era un prato sintetico, ma c'era un prato verde. Quindi dall'oscurità fumosa, noi appariva allo spettatore, dall'oscurità fumosa a un ambiente luminosissimo col prato verde e con delle colombe bianche. Allora, che cosa dice? Ah, abbiamo finalmente, siamo usciti da una prigione, abbiamo conquistato la libertà. Ecco, in quella presentazione io feci cercare di dimostrare il contrario, e cioè che Canzonari ci voleva dire che la libertà non esisteva perché eravamo sempre nella prigionia della nostra separatezza e quella libertà era una libertà puramente illusoria. Questa era la mia lettura. So che a Pierpaolo piacque la mia presentazione, ma non ne abbiamo mai discusso, quindi non so se poi la condividevo o meno. Ecco. Ricordo che la presentazione di Boatto era su questa linea, grosso modo, ma poneva l'accento più sullo sperimentalismo. Ecco. Mentre io ponevo più l'accento senza dirlo, ma ponevo più l'accento sulla radicalità avanguardistica dell'operazione. Non so se io avessi ragione o torto, penso di sì, e le esperienze successive che sono state citate con molta precisione dal nostro presentatore, quelle esperienze successive mi sembra che confermino un atteggiamento di carattere avanguardistico. Che cosa vuol dire? Poi Maragnello dirà la sua e magari dice il contrario, che va benissimo,
esperienza di grande realtà cosa vuol dire? Vuol dire il tentativo di azzerare l'arte e ricominciare dall'arte. Di azzerare l'arte come se la sia conosciuta fino a quel momento e ricominciare da capo. Io trovo tipica la partecipazione di Pierpaolo all'arte povera, anche se devo dire onestamente mi sembra che nell'ambito dell'arte povera Pierpaolo abbia avuto sempre una posizione un po' particolare, non adagiato sulla ideologia dell'arte povera, che è un'ideologia d'avanguardia, intendiamoci, e d'avanguardia in che senso? Nel senso che era un atteggiamento che cercava di rendere l'arte non mercificabile, ecco, di produrre un'arte che non fosse merce. Quella era la tematica dominante. Alla fine degli anni 60 la gran parte della tematica avanguardistica batteva su questo punto, cioè come sottrarre l'arte al mercato, come impedire il destino di merce che l'arte sembrava ineluttabilmente avere. Tant'è vero che alla fine degli anni 60, fra le altre esperienze, arte povera, eccetera, c'erano quelle delle grammatiche del corpo, no? Gli artisti che è stato citato Tani c'era una mostra esponendosi nudo in una galleria. Ecco, basta così, questa era l'esperienza artistica, no? Era anche un bel giovanotto. Quindi le grammatiche del corpo erano un tentativo di sottrarsi alla mercificazione. Dicevo che questa vicenda di Calzolari, che come qui è stato ricordato è una vicenda internazionale che si svolge a New York, che si svolge a Berlino in quegli anni, negli anni 70, no? Grazie al muro era uno dei centri più vivaci dell'arte, della cultura e ovviamente dell'avanguardia internazionale. Avrebbero voluto fare una vetrina dell'Occidente, ecco, no? per mostrare a quelli là, a quei rossi che stavano di là, quei poveretti, i schiavi che stavano di là, per mostrare come era bello l'Occidente. Lì fluivano molti soldi, si incoraggiavano le iniziative, si incoraggiavano i giovani ad andare all'università a Berlino, si davano borse di studio e agli artisti si dava la possibilità di lavorare molto facilmente. Ecco, quindi Berlino era un centro straordinario in quel periodo. E quindi lui fa queste esperienze che sono esperienze di un'avanguardia, parliamo degli anni 70, che comincia a rendersi conto che i suoi tentativi di azzerare l'arte o di sottrarla alla mercificazione erano destinati al fallimento. Sono già gli anni della restaurazione, diciamo, del ritorno all'ordine, cioè pure nelle forme, ecco, l'ordine anarchico, per dirlo con una contraddizione, per dirlo in modo, con un ossimoro, ecco, no? Per dirlo con il ritorno all'ordine in un ordine sociale anarchico, qual è stato quello che è seguito al 68. Ora, questo è il punto, poi ho finito. Questa è l'idea, ecco, che io ho dell'attività artistica di Pierpaolo. Che cosa fa Pierpaolo in questa situazione in cui la spinta avanguardistica si è esaurita? E siamo di fronte a che cosa? Forse a un'arte che è finita, che si è consumata, forse a quella che è stata chiamata da molti anche autorevolissimi storici dell'arte, la morte dell'arte. Penso ad Argan. In tutti i casi, quello che importa è continuare la ricerca artistica, e questo mi sembra che, assieme ad altri, è il nostro Pierpaolo perseguire. La ricerca artistica deve continuare, ma come può continuare una ricerca artistica in un momento in cui sono falliti tentativi di sottrarre l'arte al mercato o comunque di fare un'arte che
fosse quella tradizionale, in un sistema in cui sembra che l'arte sia, sia divenuta un deserto. Allora, Pier Paolo, senza dimenticare, anzi, facendo tesoro delle proprie esperienze avanguardistiche, opera artisticamente nel senso di cercare, nonostante tutto, di esprimere il ricordo, la nostalgia, le reminiscenze, quello che resta nei nostri strati più profondi dell'arte. Lo voglio dire bene, e quindi ricorrerò forse a una, come dire, a un azzardo filosofico. E voi tutti ricorderete, per averlo fatto letto nelle vostre scuole, che Heidegger, quando parla della, dell'essere, del quale all'essere voleva dedicare un intero libro, dopo essere e tempo, dove ha parlato della morte, cioè del nulla, voleva parlare dell'essere, ma poi rinuncia a scrivere questo libro perché dice che si è accorto che non solo l'essere è stato dimenticato, ma è scomparso anche il linguaggio per poterne parlare. Quindi dell'essere, che pure siamo sicuri che esiste, dell'essere non c'è traccia e non ci sono neppure più le parole per poterne parlare. Ecco, qualcosa di analogo forse è successo per l'arte. L'arte esiste, lo sappiamo, ma non la vediamo, è stata dimenticata, oubliata, nascosta, e anche il linguaggio per poterne parlare è difficile da reperire. Ecco, nonostante questo, noi tentiamo di mantenere viva questa esperienza che sta alle nostre spalle e che ci ha profondamente, profondamente incisa dentro di noi, sta nei nostri cromosomi, e ci sforziamo di far sì che si possa ancora ricordare, che se ne possa parlare, sia pure per allusioni, in modo cifrato, in modo allusivo, ecco, no? Che per allusioni noi possiamo mantenere viva l'idea. Ecco, io tenderei a leggere l'attività di Pierpaolo a partire dagli anni 70 con maggior consapevolezza, eccolo, a partire dalla metà degli anni 70 io tenderei a leggere l'attività artistica di Pierpaolo come questo tentativo, diciamo, heideggeriano di parlare dell'essere, cioè di parlare dell'arte quando l'arte non sappiamo se esiste ancora e comunque in molte, no, in ampie zone è stata dimenticata. Basta, un detto. Che l'arte esiste ancora, ce ne può dare una testimonianza il dirigente della Galleria d'Arte Contemporanea. Penso che sarebbe interessante anche capire se ci sono dei percorsi carsici attraverso i quali questa arte così relegata in un ambito eccessivamente specialistico e elitario riesce a incidere quantomeno sulla realtà oggettuale e ambientale che ci circonda, dato che non è riuscita a trasformarla nel senso di una umanizzazione molto più elevata di quella che residuata, che esigua ancora oggi nella nostra società, così alienata e così mercificata. Beh, innanzitutto
sentimento di ricordare, io personalmente Germano Sartelli, questa notizia che ci ha dato Pier Paolo, veramente mi capisce. Non pensavo neanche che fosse toccare un po' di volte, ma forse il fatto che l'abbia detto tu, forse la maggior frequentazione che ho avuto con te, mi fa sentire più complice, in sintonia comunque con una perdita talmente grande. Perché comunque ho avuto la fortuna di conoscere Sartelli in anni recenti, stupisce. Voi che avete conosciuto sapete quanto fosse ancora attivo, galantuomo, tra l'altro, un uomo di grande intelligenza, cultura, di modestia. Una modestia che forse per certi versi forse non gli ha consentito di avere anche successo in mente rete. E credo io sono felice nei miei anni di direzione del Mago di essere riuscito anche ad acquisire delle opere, per fortuna, per il nostro patrimonio. Troppo poco per quello che evidentemente bisogna fare, e l'appello anche di Pier Paolo Garzolari, anche l'amministrazione istituzionale di Sartelli, deve essere fatto proprio innanzitutto dall'istituzione che ha compito di occuparsi dell'arte moderna e contemporanea. Quindi vi prometto ovviamente di tornare in sedi appropriate per discutere di questo. Ovviamente mi sono permesso questo escursus perché Pier Paolo ha introdotto, e quindi non mi sento, come posso dire, indebito con te, ma spero anzi che tu abbia voluto in questo modo anche ricondurci anche a dei valori autentici, che penso che siano poi quelli che connotano la tua arte, Pier Paolo. Io prima ci dicevamo, la povera si è storicamente conclusa anche con una propria dichiarazione del 1972, e quindi ridurre il lavoro di Pier Paolo Garzolari, ma anche già dire lavoro purtroppo, nel senso che ridurre l'azione, la pratica poetica di Pier Paolo Garzolari a una codificazione dei momenti che storiograficamente, cronologicamente possano ricordarsi, ricevere nelle sperimentazioni dell'arte, è qualche cosa che non riesce a restituire neanche l'odore, perché uso voglio usare dei verbi che hanno a che fare con il sapore dell'arte di Pier Paolo Garzolari, pensare che tanto, tutto quello che ci ha coinvolto sensitivamente, quindi emozionalmente. Allora, rispetto a quest'ultima sollecitazione, io non darei troppa responsabilità all'arte se riesca o meno a cambiare il mondo, certamente costruisce un teatro dell'immaginazione all'interno del quale c'è disponibilità a sentire il mondo in maniera così straordinaria come gli artisti lo offrono. E in questo senso intendo che, e qui mi discosto un attimo da quello che diceva Vittorio, per poi invece congiungermi pienamente sul tema centrale che ovviamente lui l'ha individuato così bene, e cercherò anche un'approssimazione rispetto delle parole. Io non credo che oggi possiamo guardare a posteriori alle straordinarie esperienze dell'arte in quegli anni, che sono individuati tra il 67 e il 72, ovviamente è un arco temporale che può essere dilatato in qualsiasi direzione cronologica si voglia, in termini di una contestazione alla mercificazione dell'arte. Anche se devo darti ragione, perché per chi non ha vissuto quegli anni direttamente e recupera invece dal punto di vista della lettura storica anche dei documenti dell'epoca, degli scritti dell'epoca, come dire, certo che Germano Celan queste cose le ha scritte, però mi piace pensare oggi a dei valori più alti rispetto a un'impostazione, se vuoi, anche molto connotata in quel momento, in quella lettura, in quei lapsus, se vuoi, anche marxiani con cui si leggeva l'idea dell'arte come merce, la situazione, secondo me, non soltanto del suo valore nell'economia di quegli anni, ma mi piace pensare alla disintegrazione di una qualsiasi forma chiusa, qualsiasi forma cristallizzata, qualsiasi forma di arte come fossile della propria storia. E in questo senso le aperture che gli indirizzi poetici di Garzolari ci hanno dato costituiscono oggi un territorio di sperimentazioni fin troppo ampie per una generazione come la mia, nel senso che ci hanno dato una libertà tale che oggi diventa quasi difficile.
difficile capire che cosa faccia dentro questi territori aperti. Però bisogna riconoscere che qui sì, il merito storico di questa sconfinata, nel senso proprio di abbattimento del confine dell'arte dovuta alle modalità espressive, operative, etiche, comportamentali, all'agire proprio di questi artisti. Pier Paolo, io lo dico in particolare, ma ovviamente è interessante anche parlando con lui, sentire quanto i compagni di strada sono stati importanti nel capire, nel condividere certi processi. Certi processi, ma non secondo me, e a posteriori penso di poterlo dire con una certa condizione, certi progetti. Nel senso che tutto ciò non è stato strumentale però a un'azione politica. Io non parlerei in termini di avanguardia per questo motivo, perché non credo che si possa ricondurre la forza di questa esperienza all'idea della realizzazione di un progetto che fosse qualcosa di individuato e perseguito pensando all'arte come strumento ausiliario di quell'azione. Ausiliario. Cioè l'arte non è una via per, ma conquista invece uno spazio di esperienza che trova nelle sue stesse ragioni nel suo accadere. Qui arrivo sul tuo terreno heideggeriano che mi piace molto, perché è proprio l'idea di evento, di accadimento. Tu, Vittorio, sei stato anche molto modesto, tu che hai scritto tra l'altro in quegli anni anche a Bologna dell'avvento dell'arte povera, sei stato tra i primi commentatori quando la Galleria dei Foscari pubblica il primo vero catalogo che include nella sua seconda versione, dopo quello di presentazione, anche i commenti di chi percepiva in quel momento la novità, a volte la contrastava, a volte ci sollevava dei dubbi importanti. Tu stesso hai scritto qualche cosa di molto critico e fondatamente, quindi probabilmente di dire sugli eventi di quei giorni del febbraio del 1968 a Bologna. Ecco, però tutto questo secondo me oggi ci lascia invece dei sapori per certi versi anche antichi, mentre invece la freschezza, l'aggiornamento continuo, l'attività, la possibilità, io considero una fortuna la possibilità di incontrare artisti per quello che riescono ad andare anche al di là della, dell'incontro con l'opera. Però nel caso di Pierpaolo Calzolari, una volta te l'ho detto, fosse un brome in casa tua, mi è capitato proprio di avere un'esperienza anche sentimentale a una tua mostra, di proprio perché mi è capitato di, beh, qui non voglio entrare troppo, voglio dire la dimensione privata, ma questo per dire qualche cosa che voglia essere sintomatico, il fatto che invece l'esperienza poetica di Pierpaolo Calzolari trascende la definizione dell'opera e in questo senso dà anche molto terreno per pensare oggi a un'idea di esperienza dell'arte che davvero trascende, superi il confinamento disciplinare. E dove ci conduce? Tu, Vittorio, su me hai detto una cosa straordinaria, bellissima, questo riferimento alla memoria, no? Heidegger parla proprio di Erinnerung, cioè questa rimemorazione. E in effetti mi sembra una bella chiave di accesso a molto lavoro di Pierpaolo, sia per concepirne, per tornare a vedere gli aspetti di mutevolezza intrinseci praticamente nella dinamica dell'opera, sia delle opere delle vite ambientali, sia nella capacità di imputazione dei materiali scelti, pensare per esempio il lavoro anche sullo stato della materia. Ma io devo dire anche in anni recenti, quando per Paolo abbiamo presentato la tua rielaborazione dei film delle tue azioni, e effettivamente abbiamo un gioco, una stratificazione della memoria che non è il flusso cronologico, logico, ma c'è una capacità stessa anche di Pierpaolo Calzolari oggi di riorganizzare, rimemorando il da farsi e il fatto in una inversione, in una stratificazione, in una condensazione della memoria che ha qualcosa più a che vedere con la logica, se logica è, del sogno, della capacità quindi di uscire dai principi organizzativi dell'arte rispetto appunto a una progettualità, ripeto, però logico e quindi ausiliario a un risultato da conseguirsi. Allora in un certo senso io credo che a questo punto di vista l'adesione convinta, scritta, cioè dichiarata esplicitamente attraverso gli scritti anche di Pierpaolo Calzolari all'arte povera, sappiamo benissimo che si tratta di una proposizione transitoria, perché in quegli anni si stava proprio individuando l'ultima
possibile delle avanguardie, non c'è questa avanguardia che tenga dopo, l'ultima delle possibili avanguardie è quella che deve dichiarare immediatamente la propria fine a favore dell'esperienza, a favore dell'attività dell'individuo, a favore della passione umana e della capacità fisica di sollevare tutta una serie di temi, come vedi sono in realtà più antropologici per chi ha il dovere di commentarlo in termini scientifici, ma in realtà l'esperienza umana mi dovrebbe da dire, nel senso che dire già antropologia stiamo connotando culturalmente troppo qualche cosa che accade invece a livello proprio di relazione di profonda istanza del soggetto e del soggetto umano, ovviamente, anche se poi il teologo ci porta sempre al limite, perché l'umanità di teologo Calzolari sfonda sempre, sfocia sempre nella relazione con qualche cosa che nemmeno è riconducibile al umano, pensa all'incontro col cane albino, no? Celebrati tutti i manuali di storia dell'arte, ma appunto quale limite della prospettiva, dello sguardo, della reciprocità per cui un uomo si riconosce come tale negli occhi dell'altro. Ecco, per qualche cosa che riconoscerci di fronte allo spettro della muta animalità ci porta invece anche al limite dell'umano. In questo senso io amo pensare appunto anche a questo incontro non come una celebrazione di una traiettoria poetica, ma come la possibilità di ritrovare con noi un amico, nel senso proprio antico del termine, che ci conduce invece a essere una ampia, importante comunità di esseri umani che oggi rispetto al problema specifico dell'arte, pur ovviamente confermando i meriti storici già appunto conosciuti, scritti, raccontati da appunto dai miei colleghi più competenti, ma siamo già in una fase ulteriore dove tutta questa storia è soltanto una sorta di via d'accesso a esperienze che esordino dallo specifico dell'arte e ci riconducono alle istanze più profonde dell'umanità. Per fare un presente del mondo. Un'altra cosa,
quella che mi scarpa, l'architetto scarpa, considero una persona che considero di grande talento, entrò e disse, ma è magnifica l'opera classica, si parla di linea forza e di sguardo bisanza, così è. Le persone che erano portatori di calzetti rossi, erano portatori di linee forze, di un rosso sul vento. Le colombe erano linee forze nello spazio, non c'è volontà di distruggere il peccato, che tanto non c'era. Non c'era la volontà persiana di distruggere la struttura sociale borghese che era rappresentata dall'arte. Questo è proprio quello di Duchamp, che sicuramente è marziano, non era. E penso che il problema mio, che gli altri, parlo di me, parlo di altri artisti, sia sempre di quella di guardare con attenzione quella grande rivoluzione laica fatta da Francesco, Francesco d'Assisi. Cioè uno sguardo non centripeto, uno sguardo orizzontale sulle cose, sugli esseri, l'ascolto delle cose, l'ascolto della materia, l'ascolto creaturale, l'ascolto dell'ordine, cioè un rapporto di qualità totale continua, con la materia tutta. E quello tipo di ottica, questa adesione, questa rivoluzione laica, ha permesso di ripensare all'arte, alla pittura stessa, con materia viva, dialogata con essere umano. Poi sono altre cose che ma francamente sono tante, però questa lettura dell'avanguardia francamente mi irrita e la nego completamente, non per quanto guardi il mio lavoro. Un candidato so se è lunghissimo. Un po' di tempo c'è, se qualcun altro
vuole dare un contributo. Non volete dare contributi allora? C'è qualcuno che te manda. Ma qua. Buonasera. Sono veramente molto stupita perché stasera è capitata una coincidenza per me straordinaria. Non sapevo, maestro, che fosse l'autore di quella performance del Colombe. E devo confessare questo, che io c'ero. E c'ero con mia sorella, qua a Matilde. Io avevo 13-14 anni. E lui mi portò, ringraziando più di me, e mi ricordo che mi portò a vedere questa mostra. Io non ero mai stata ad una performance, no? Avevo sempre visto quadri che sono anzi la scuola, insomma così. E allora mi ricordo che con la carrozzina sì, spinta da mia sorella. Mi ero in mente adesso quando lei ha raccontato la performance, no? In quel periodo. Alla galleria Bettivoglio e man mano che la raccontava diceva ma io c'ero e mi ricordo che quando entrammo in questa sala completamente bianca e qui vorrei chiedere un'informazione ma non c'era cosa mai una luce strobo un po' viola e queste colombe lasciate volare no? Su questi ragazzi noi ma seduti su questo tappeto verde. Allora, è stata la prima volta che io ho fatto un'esperienza di performativa, perché gli ospiti di questa erano anch'essi soggetti, perché era un'esperienza totalizzante, non sinestetica, cioè non è uno che guarda un quadro tutto, è immerso in un'atmosfera. In una atmosfera totalizzante e quindi senza parlare però il tuo corpo per forza arrivava a parlarti attraverso le sollecitazioni visive, sonore, eccetera. E quindi ecco, io sono rimasta straordinaria oggi quando ho capito perché quella è stata un'esperienza per me fondamentale. Infatti ho pensato di territori artistici anche adesso. Ma quella prima performance mi è rimasta impressa perché appunto ho 13 anni, cioè quella prima non mai vista. Quindi la volevo veramente ringraziare maestro, perché ho avuto oggi questa straordinaria. No, mi ringrazia a me che te lo ricordate, lei mi deve ringraziare a me, non è mai. Certo. Se non mi maestro, lei non lo sapeva. Non c'è più. No, assolutamente, io ti ringrazio veramente. Perché non aveva nome l'esperienza, cioè non aveva nome d'autore, non aveva posto e luogo. La sorella stessa non se ne ricordava, quindi me la sono sempre ricordata tutta la mia vita ripensando come vorrei fare una performance di quel genere. Grazie. Lei non l'ha detto, ma si chiama Antonietta la Terza ed è una cantautrice bolognese che forse molti di voi hanno sentito anche di più qualche volta. Ah, tocca a me. Siete, sì. Non so, io credo che se non ci sono altri interventi convenga stringere e chiudere questo incontro a cui abbiamo partecipato per te adesso. Chi è quello con gli occhiali scuri? Ah! Sì. Il professor Castagnoli è chiamato a dar conto della sua presenza. Lui si era opportunamente nascosto. Gli occhiali scuri non sono una maschera, ma anche il concetto più sabbia rispetto a una necessità fisiologica e funzionale. Parla del microfono. Risponderei adesso invece di fronte a questa chiamata a correre e non so bene che cosa dire, a dire il vero, rispetto al
l'opera di Pierpaolo Pasolari, sono molto contento che venga dato questo riconoscimento al suo lavoro, che sia questo tributo di gratitudine per ciò che Pasolari ha fatto nel suo lavoro. Non saprei cosa dire, perché c'è una lunga storia che ci accomuna e che non so bene quale e quanto ha fatto Pietro Rimonti l'impegno che io mi presi un giorno con lui di scrivere un sostanzioso testo sul suo lavoro, un saggio che mi avrebbe dovuto impegnare profondamente, data la considerazione che io sempre ho fatto, data l'importanza oggettiva dei suoi raggiungimenti. E questo non è mai accaduto, è sempre rimasto disatteso questo impegno. Sei ancora in tempo? Sono infatti ancora in tempo, ma proprio perché sono in tempo non posso, diciamo, esaurire questa attenzione e tributo di attenzione che pagine e pagine dovrebbero raccogliere in una lettura possibilmente sapiente o comunque in una lettura apprezzata in alcune battute di occasione. L'unica battuta che mi pare possibile fare, l'unico battito, quello del cuore e il battere delle mani. Voglio molto bene per Paolo Pasolari, amo naturalmente il suo lavoro. Credo che le letture che mi sono state date a tutt'oggi, neppure molto sapienti, sono molti nomi che avrebbero ricordato nella saggistica del tipo di Paolo. Io trovo che un nome, ad esempio, che non può essere dimenticato, è quello che è disattivato, è stato un sagace, molto fine del lavoro dell'artista, e oggi così un po' trascurato, distante, marginale nella geografia della critica d'arte contemporanea. Ma l'unica cosa che, ecco, che voglio dire per concludere, sono stato trascinato in questa diciamo tensione che non senza essere minimamente pronto dal punto di vista psicologico, dal punto di vista del giudizio del pubblico, soprattutto il giudizio dell'artista, che ciò che vorrei dire è che l'importanza del lavoro di Pierpaolo non è riconducibile ad un'area di esperienze di liceo, questo mi pare che in qualche modo sia filtrato, no? Sia stata così avvicinata Pierpaolo stesso che detto questa sera, non vi è un'etichetta possibile, non è, diciamo, un gruppo bene che se volete per usare una definizione ormai forse opportuna rispetto alla circostanza di cui stiamo parlando in propria. Credo che il lavoro di Pierpaolo sia stato una cosa importante come lui è stato, così intenso come lui è stato, sia stato veramente biologico, acquadato da tante altre situazioni, ha vissuto del contesto, dei suoi presenti, nell'evoluzione della sua ricerca. Ma non, onestamente io non mi sentirei di iscriverlo, diciamo, in una definizione già di poeta. Mi pare che sia un manifesto possibile al quale riferire il suo. Credo che la sua grandezza, la sua qualità sia quella che sta nella riconduzione di una condizione più fresca, originale,
del vedere. E Paolo ha detto, a un certo punto ha parlato, ha citato l'usura, il termine che ricorre nel suo frasario, nelle dichiarazioni e anche nelle intitolazioni della sua opera. Ebbene, l'usura del nostro, non soltanto del nostro vedere, ma del nostro dire, del nostro esprimerci, del nostro riconoscere i valori, la qualità, la densità del rapporto col vivere, di quel rapporto col mondo. Ecco, questo lui l'ha fatto da grande poeta. Una straordinaria, diciamo, ricchezza di una teologia veramente enorme di opere. Anche laddove magari possono sembrare esistere delle paragene troppo strette, troppo femminili, certo con queste leggi. Credo che questo naturalmente impone a chi voglia leggere il suo lavoro, non dico mettere un giudizio sulla sua opera che mi pare già sufficiente. Ma bisogna avere strumenti capaci di operare la schema, non segreti, una notevole pena, una stringa di una severa disciplina. Thank you.
era si allusa fino a provocare un gesto totalmente irrazionale, ma di amore, di contatto fisico, direi, è troppo radicale.